Siamo donne amanti della montagna. Se volete unirvi a noi, seguiteci sui social e scriveteci. Buongiorno a tutti, oggi è martedì 9 agosto, mi trovo in questo momento a Vétain, proprio alla partenza del sentiero che mi porterà al rifugio Falher, quindi faccio diciamo questa escursione in mattinata, oggi sono sola e è un percorso che conosco già, sono già venuta diverse volte, ma visto che la giornata è bella e ne approfitto e lo faccio anche volentieri perché è davvero un bel percorso. Quindi ci aggiorniamo dopo, insomma, per farvi vedere quanto è caratteristico e quanto è davvero bello questo luogo e il rifugio. Quindi a dopo, ciao ciao! Dopo una breve salitina si arriva in questo bellissimo pianoro, laggiù ci sono anche dei cavalli. Bellissimo, e qua vi faccio vedere le indicazioni, molto semplice. Allora, qui ci sono due soluzioni, o lungo la poderale oppure attraverso il sentiero del bosco. Le indicazioni qua no, ce le danno per il Col Palette, la punta Le Serre, forse ce le davano sotto. Comunque il sentiero è il numero 13. E dopo un tratto praticamente pianeggiante, adesso si entra nel bosco e quindi qui abbiamo il pezzo, diciamo, di salita un po' più consistente, diciamo. E qua sempre il nostro numero 13, che da qua ci dà 1 ora e 20 per arrivare al rifugio. E questa è la parte più bella perché comunque all'ombra e già si cominciano a vedere le sculture di Siro Vierain. Ho appena terminato diciamo la salitina nel bosco e sono arrivata praticamente adesso alla poderale. Qua ci sono già qualche scultura. Vi faccio vedere questa qua, eccola qui, che guarda proprio Vétain. E poi qua cominciano già a esserci degli animali, ma poi più avanti vi farò vedere anche le ultime. Qua, ecco, adesso è tutta una poderale che sale fino al rifugio e qua infatti ci dà qualche altra indicazione, sempre del 13, perché oltre al rifugio si va al Colle Paletta, alla Punta Le Serre, al Lago delle Rane. E questo è il panorama che si vede da qua. Ancora magari una ventina di minuti e sono al rifugio. E di fronte a me la Grivola. E dopo circa 1 ora e 15 più o meno sono arrivata al rifugio Falher. Ve lo faccio vedere. E
È molto bello, molto caratteristico. Si mangia bene. Io adesso mi sono appena bevuto un bel tè caldo e mi sono mangiata una bella torta al cioccolato. E quindi adesso mi rilasso un attimino e poi me ne torno giù. Intanto vi faccio vedere. Insomma, adesso sono anche in fase di ristrutturazione perché quella struttura lì è nuova, quindi probabilmente stanno facendo qualcosa di nuovo. E là dietro le nuvole non si vede, ma c'è il Mont Faler, quindi proprio la montagna, che io tra l'altro ho fatto l'anno scorso. E questa è una scultura nuova di uno scultore, anche lui insomma valdostano, che si chiama Enrico Massetto, che fa questi animali davvero davvero carinissimi secondo me, e ha portato questa scultura molto grande anche quassù, insieme alle sculture di Ciro Vierain. E adesso vado a fare una bella foto dove vedete quella croce là, e magari vi faccio anche un video proprio di fronte alla grivola. Che meraviglia! Eccomi arrivata a Vétain. Volevo prima farvi vedere una cosa caratteristica di questo posto, che è questo non so come si chiama effettivamente, però sono quei simboli degli sciamani, ecco. E dietro la grivola meravigliosa, perché insomma si dice che Vétain sia un luogo carico di energie, e quindi anche adesso non so se viene ancora, comunque diversi anni fa veniva proprio uno sciamano qua a Vétain a fare anche proprio meditazioni e faceva anche dei corsi. Tra l'altro un giorno l'ho anche visto che si immergeva nel laghetto vicino a Notre-Maison ghiacciato, quindi non so come facesse, ma l'ha fatto. E tra l'altro una persona anche di una certa età, quindi ecco, volevo farvi vedere questo particolare. Sono arrivata adesso al parcheggio qui a Vétain e vi do qualche indicazione dell'escursione di oggi. Allora, i chilometri sono, mi sembra, 10.3. Il dislivello non è alto, perché sono 630 metri, e io ho messo 2 ore e 30 con tutta la calma, andando su poi a vedere il lago, sono andata alla croce, quindi insomma con tutta calma. E molti di voi lo conoscerete, perché il rifugio è particolare, è molto bello e quindi merita davvero. E l'unico consiglio che vi do, che è quello che vedo sovente andando in montagna, è partire un po' più presto, perché comunque adesso io scendevo e c'era gente che saliva con un caldo abbastanza forte, insomma fa abbastanza caldo, e quindi insomma andare in montagna e fare magari dei pezzi in salita, anche se non sono così alti, non è l'ideale. E qualcuno l'ho incontrato anche coi sandali, quindi ecco, quello che ci tengo a dirvi è che in montagna comunque bisogna andare, anche se i percorsi sono più facili, più semplici, con un certo tipo di attrezzatura, in sicurezza, con degli scarponcini, con delle scarpe insomma da montagna, non con dei sandali, e magari partire un po' presto, di modo da fare la passeggiata con una temperatura consona anche per magari lo sforzo che uno deve affrontare. E quindi insomma vi ho detto tutto, e vi consiglio di venire assolutamente al rifugio Faler. Se siete ben allenati, di fare anche il Monte Faler, che io l'ho fatto l'anno scorso, bellissima escursione davvero. Lì bisogna essere anche un po' più, diciamo, esperti, insomma, perché la cresta, c'è una parte di cresta, comunque molto molto bello, ma anche solo il rifugio merita davvero. Quindi mi raccomando, seguite sempre il nostro canale Pingunte Video, iscrivetevi, di modo da tenervi aggiornati sulle nostre escursioni. Quindi ciao ciao e a presto.